Le istituzioni sono apparse impreparate di fronte alla crisi, non solo istituzioni politiche, anche proprio istituzioni sociali, di convivenza civile. Come ricostruire il rapporto di fiducia tra il cittadino e queste istituzioni, appunto? Ma le istituzioni sono delle costruzioni umane, quindi eh, diciamo, sono sempre imperfette. Le nostre istituzioni sono state prese di sorpresa dal Covid, come è stato evidente. Dobbiamo al tempo stesso dire che, in paesi, pensiamo all'Africa, all'India, dove le istituzioni sono molto più scassate, il Covid eh, diciamo, fa disastri maggiori. Eh, le istituzioni, ehm, le nostre come sempre, tendono a, a diventare un po' ottuse cioè a vedere la realtà solo in un certo modo, per come la prevedono, per come sono capaci di comprenderla. Ecco, il Covid ha detto alle nostre istituzioni pensavate di prevedere tutto, ma non è così. E questa è una grande occasione per rinnovare le nostre istituzioni, non solo renderle più efficienti, ma renderle più umane e soprattutto far sì che le istituzioni siano capaci di affrontare con più ma anche con più intelligenza le sfide che hanno davanti. Uso questa immagine, eh, le istituzioni, ma anche tutti noi, eh, quando ci raccontavano di quello che stava succedendo in Cina a gennaio, avevamo pensato che era una questione dei cinesi, no? e questo ci fa dire che le istituzioni delle volte, ma anche noi con loro, facciamo finta di non vedere il problema che si sta arrivando. Noi abbiamo tante questioni, la questione della disuguaglianza, la questione del, del cambiamento climatico, che non vogliamo affrontare perché sono lontane. Ecco, questa crisi dice a noi le istituzioni, cominciamo adesso prima che un problema diventi un'emergenza. È stato fatto notare, lo chiedo al sociologo, non ultimo da Papa Francesco, come la pandemia abbia accentuato le disuguaglianze sociali a tutti i livelli, economico e appunto anche proprio tra le persone. C'è davvero la volontà di trovare equilibri diversi, secondo lei, rispettosi della dignità umana di tutti? Ma non so se c'è questa volontà, lo vedremo solo vivendo, però eh, dato che l'esperienza del Covid è un grande acceleratore, cioè in questo campo della disuguaglianza, ma vale anche per altre questioni, sta radicalizzando problemi che avevamo già prima, eh, dovremo decidere. O affrontiamo questo tema della disuguaglianza, il vaccino dovrà essere per tutti, ma c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'educazione digitale, bla, bla bla bla, oppure saremo travolti, perché i livelli di disuguaglianza oltre certi punti, la storia ci insegna, producono delle reazioni. E quindi io credo che non so se c'è la volontà, speriamo ci sia l'intelligenza. Qualcuno ha detto dove si è ritirato l'uomo è riapparsa la natura. In riferimento alla laudato sì di Papa Francesco, come ritrovare una sintonia differente fra l'uomo e il suo mondo. La pandemia forse ci aiuta a comprendere meglio quel concetto e l'attualità dell'ecologia integrale, ecologia della persona, del creato, ma anche ecologia integrale che riguarda i rapporti economici, finanziari. Sì, improvvisamente sono diventati tutti per la sostenibilità, eh, tutti sono favorevoli alla sostenibilità. Io credo però che nella Lodato sì c'è un monito molto importante quando Papa Francesco parla di ecologia integrale, intendendo dire che il tema della sostenibilità non è solo una questione tecnica, non si ottiene, anzi, possiamo ottenere più sostenibilità? Eh, addirittura eh, accentuando eh, il controllo tecnico della nostra vita, dove lavoriamo, dove consumiamo o addirittura nella parte sanitaria. Invece Papa Francesco e noi con lui siamo per una sostenibilità integrale, per un'ecologia integrale, dove la parola sostenibilità significa riconoscere il fatto che tutto è in relazione con tutto, l'economia in relazione alla natura sei in relazione alla tua città, al tuo vicino, la terra in relazione col cosmo, l'uomo in relazione con Dio. È molto importante che noi insistiamo su questa natura relazionale dell'ecologia integrale della sostenibilità.